buongiorno e ben sintonizzati a tutti su OK Italia Parliamone. Per rilanciare il Made in Italy nel mondo dopo la crisi conseguente all'emergenza epidemiologica causata dal Covid-19, il Ministero degli Affari Esteri ha pubblicato un documento dal titolo Patto per l'Export, documento che ha come obiettivo principale il rilancio dell'export del Made in Italy nella fase post-emergenza sanitaria. E questo dovrebbe avvenire attraverso il rafforzamento degli strumenti di sostegno all'internazionalizzazione e anche grazie ad un'azione promozionale di ampio respiro. Questa è la prima volta che vengono coinvolti non soltanto i membri della cabina di regia per l'Italia internazionale, ma tutte le associazioni di categoria, tutti i territori e gli enti preposti al sostegno pubblico all'internazionalizzazione. Il patto presentato da Di Maio l'8 giugno alla Farnesina, possiamo dire che è un vero e proprio accordo che ha cercato di recepire le istanze delle associazioni di categoria rappresentative di tutti i settori produttivi, da quello agroalimentare alla meccanica, dal sistema fieristico a quello infrastrutturale, passando poi per il comparto dell'innovazione, della salute e dei servizi all'export. Oggi abbiamo il nostro ospite di OK Italia Parliamone, proprio per parlare del patto per l'export, il presidente di Assocamere Estero, Gian Domenico Auricchio. Buongiorno Auricchio. Buongiorno direttore. Auricchio, nella sua presentazione iniziale non ho citato altri dei suoi tanti importanti incarichi, che li dico velocemente: presidente delle Fiere di Parma, della Camera di Commercio di Cremona, di Union Camere Lombardia, membro del comitato esecutivo del Credit Agricole e anche consigliere del Touring Club Italiano, oltre ovviamente alla sua attività di imprenditore dell'Auricchio S.p.A., che penso che sia altro incarico che le porta via tanto tempo, ma ovviamente si divide fra tutti questi ruoli che deve ovviamente portare avanti. Auricchio, l'export incide per quasi un terzo sul valore del PIL nazionale, ma le ultime stime, purtroppo, come normale che sia, prevedono una riduzione del 14% nell'anno in corso, nel 2020. La vitalità del processo di internazionalizzazione è chiaro che è direttamente legata alla capacità delle nostre PMI italiane di mantenere la competitività all'estero nello scenario post-Covid-19. Lei è alla guida, lo dicevamo prima, di Assocamere Estero, che è un'organizzazione che raggruppa ben 81 camere di commercio italiane all'estero, presenti in 58 paesi, a favore di quasi 70.000 aziende esportatrici. Ed è proprio a nome di tutti questi nostri avamposti nel mondo che lei ha scritto pochi giorni fa una lettera aperta al presidente Conte per chiedere il riconoscimento dell'apporto straordinario che le camere di commercio italiane nel mondo danno alle nostre imprese e al Made in Italy in generale. Presidente Auricchio, ha già avuto qualche risposta in tal senso dal nostro Premier? Non ancora, anche perché la lettera l'abbiamo mandata ieri e credo che il nostro Premier in questo momento, in particolare in questo momento, credo che abbia dei problemi particolarmente importanti, come vediamo tutti i giorni dalla televisione e dai giornali, compresa l'Organizzazione degli Stati Generali, nei quali spero si parli anche. Ma mi faccia fare un passo indietro. Vede, torno alla crisi finanziaria del 2009-2010, noi ci siamo usciti recuperando quel gap pesante, io direi grazie alla tenacia delle imprese italiane, ma soprattutto grazie all'export. Ed è per questo che mi preoccupa, proprio stamattina si commentavano i dati del primo trimestre, quindi compreso il mese di marzo, che mi preoccupa sì il calo della forte, oltre il 10% in Lombardia e l'11% rotto in Italia della produzione, ma non le nascondo, mi preoccupa di più il calo, sia quello già consolidato su dati Istat, sia quello stimato e previsto. Perché? Perché io credo che negli anni, nella crisi finanziaria, il paese è stato tenuto in piedi grazie alla tenacia delle imprese, ma anche grazie all'export. Un export che le aziende italiane hanno conquistato grazie alla qualità, alla sicurezza, alla straordinarietà dei prodotti italiani. Ecco, quindi io saluto, ho salutato sia come presidente di Assocamere Estero, come imprenditore, come cittadino, con particolare favore e con entusiasmo quello che lei ha già citato, che è
il patto per l'export che il ministro Di Maio ha firmato insieme, ha firmato lunedì scorso. Perché? Mi permetta due battute. Perché, prima di tutto, è una cosa fortemente innovativa. Fortemente innovativa perché, lei l'ha già detto, coinvolge non soltanto alcuni grandi stakeholder, ma ha coinvolto tutti, tutte coloro che potevano portare qualcosa, compreso Associazione Estero, che è, e mi fa piacere dirlo, anche Associazione Estero fa parte del patto per lo sviluppo, sia nelle premesse, sia con alcuni progetti tipo Italian Taste e l'Italian Summit. Ma la seconda cosa è la portata enorme delle risorse, 1,5 miliardi, ma poi, se mi permette, chiudo, sentendo il ministro Di Maio commentare questa cosa che anche da imprenditore ritengo straordinario, è che aiutando le imprese, noi non solo, diceva il ministro, facciamo bene al paese, ma perché le imprese, esportando il made in Italy, cioè quel prodotto fatto in Italia, fanno anche una promozione a cascata del nostro paese. Quindi ci trova assolutamente in linea. Credo che sia uno dei provvedimenti importanti per la ricostruzione del dopo Covid. Ecco, credo, ci tenevo a fare questa premessa perché mi sembra una cosa di grande rilievo. Ecco, dicevo, noi abbiamo scritto al Premier, il Premier ovviamente non aspettavamo una risposta così immediata, né vogliamo tirare la giacca al Premier che in questo momento, come le dicevo, ha dei problemi ben più alti, ma volevamo sottolineare a nome e per conto di 81 presidenti delle Camere di Commercio italiane all'estero, non so se lei ha visto la lettera, io la firmo col mio nome, ma per conto e per nome di 81 colleghi che in tutto il mondo. Perché? Perché io credo, magari ci entreremo, credo che le Camere di Commercio italiane all'estero siano non solo un patrimonio del nostro paese in 58 paesi nel mondo, dei presidi importanti e con una con consolidata presenza. Basti pensare che ci sono delle camere che sono più insediate da più di 100 anni o dei presidenti e consiglieri che sono che non che sono presidenti, ma che vivono in quel paese da 20 anni o 30 anni, quindi conoscono quel paese in maniera. Ecco, ma abbiamo scritto per questo appello per dire ci siamo anche noi, vogliamo, siamo delle antenne su tutto, in tutto il mondo, vogliamo contribuire anche come abbiamo fatto per il passato, perché il governo e il Ministero dello Sviluppo Economico degli Affari Esteri ci conoscono, ma con maggiore determinazione, maggiore grinta, perché oggi le Camere italiane all'estero sentono che possono essere un tassello importante della ricostruzione e soprattutto della promozione dei prodotti e delle imprese nel nostro Paese. Benissimo, anche perché possiamo dire che al primo posto tra i servizi che le Camere di Commercio italiane all'estero offrono ci sono quelli di business scouting per il posizionamento appunto sul mercato estero, il 35% delle prestazioni fornite, poi questo è seguito dalle attività di networking che fate, che è pari al 25% dei servizi erogati, e poi l'organizzazione anche di missioni di buyer esteri in Italia, perché anche questo è molto importante, che incide per il 20% dei vostri servizi. Principalmente, Auricchio, chi si rivolge alle strutture delle Camere di Commercio italiane all'estero? Sì, si rivolge alle imprese, soprattutto alle imprese italiane, normalmente alle piccole e medie imprese italiane che vogliono affrontare un mercato estero e quindi hanno bisogno di conoscenza, come diceva lei, di scouting, di avere informazioni sulla distribuzione grande o sull'oreca di quel paese e soprattutto oppure avere dei contatti. Le Camere di Commercio forti, estere, forte di questa conoscenza e, se mi permette, in una ottica di rete con le Camere di Commercio italiane in Italia, ovviamente perché alle volte c'è la Camera di Commercio italiana che sente la necessità delle imprese italiane e quindi c'è una forte relazione con tra camere italiane che magari individuano l'impresa che ha bisogno di qualcosa e le camere estere che cercano di risolvere. Ecco perché, però, Presidente, possiamo anche dire che la stessa Union Camere fa parte di Associazione Estero.
Assolutamente, Union Camere è socia di Union Camere e soprattutto il Consiglio è composto, mi sembra importante, da 10 presidenti di tutto il mondo, quindi persone che vengono da tutto il mondo e rappresentano le Camere in base alle aree geografiche, ma anche dai componenti delle Camere di Commercio italiane all'estero, oltre che dal segretario generale Giuseppe Tripoli. Però mi permetto di aggiungere a quello che lei ha indicato come competenze per farle capire che nel periodo più acuto della pandemia, stiamo parlando dall'inizio di marzo a marzo-aprile, ecco, le Camere di Commercio italiane all'estero, su richiesta anche, sono state indispensabili o sono state un tassello fondamentale nel reperimento di mascherine, di guanti. E come lei ricorda, perché adesso sono passati quasi 3 mesi e incominciamo magari a non ricordarci più, ecco, il problema è che non si trovavano mascherine, non si trovavano o venivano portate via venivano vendute maschere taroccate con tutte le conseguenze. Ecco, le Camere di Commercio italiani all'estero, soprattutto quelle, puoi immaginare, dei paesi dove le producono, si sono date da fare in un'ottica di collaborazione. Ma anche in quel periodo, grazie a Dio, lei sa che per alcune aziende che avevano il codice Ateco che permetteva la produzione, per alcune aziende, a cominciare da quelle alimentari, non si è mai fermata la produzione anche nei mesi, nelle settimane più forti. Ecco, in quel caso si sono avute le Camere di Commercio italiane all'estero, anche in quel caso, in quel periodo, hanno avuto da parte di aziende italiane o dalle Camere di Commercio italiane delle richieste di capire, percepire quella che era la situazione in quel determinato paese, perché ovviamente noi qui stavamo annaspando, io uso questo termine ma forse non è giusto, erano momenti che non dimenticheremo più, le immagini dei nostri telegiornali, ahimè forse non è bello ricordarlo, le bare che da Bergamo andavano, i militari che venivano trasferiti, sì, uno scenario, però in quello stesso momento di dramma italiano di alcune province, regioni in particolare, le aziende continuavano, grazie a Dio, a esportare. Può pensare anche la preoccupazione dell'impresa, magari dell'impresa piccola o medio piccola, che doveva esportare o che aveva un contratto di esportazione e però voleva avere, e chi meglio che la Camera di Commercio italiana all'estero poteva rassicurare che quella spedizione poteva avvenire in quel determinato momento. Ecco, in sicurezza. Questo è stato dei compiti aggiuntivi che in maniera estremamente veloce le Camere di Commercio italiane hanno fatto. Se mi permette, voglio aggiungerne una delle tante iniziative, perché è inevitabile che anche in alcuni paesi dove insistono le nostre Camere, che ci stato dei momenti di grande preoccupazione epidemica, provi a pensare negli Stati Uniti o in Cina o in Inghilterra. Ecco, ovviamente magari bloccando inevitabilmente quell'attività che lei ha spiegato pochi minuti fa, però hanno continuato a promuovere il Made in Italy e i prodotti italiani con webinar, oppure inventandosi, ad esempio mi è piaciuta molto in Canada, dove tramite la Camera si agevolava il ristoratore che mandava il cibo a casa per pranzo, per cena in una determinata famiglia che lo richiedeva, e poi si vedeva il collegamento fatto dalla Camera dove il cuoco spiegava quello che aveva mandato e soprattutto illustrava i vini rigorosamente italiani per chi li aveva. Ecco, è un'iniziativa a fare promozione del nostro Made in Italy, quindi anche nei momenti è un'iniziativa, se vuole, bizzarra, ma devo dire che mi ha colpito molto, perché è un modo di promuovere anche singolarmente i prodotti italiani, in questo caso. Questo è stato importante, quindi, che anche in un momento, ecco, di grave difficoltà, comunque le Camere di Commercio italiane all'estero hanno continuato, anche se con modalità differenti, a garantire appieno, appunto diceva prima, webinar e altro, a garantire appieno l'assistenza alle nostre imprese
che avessero avuto bisogno ovviamente di assistenza in quei paesi. Ecco, se mi permette, voglio aggiungere perché. Perché le camere di commercio, vede, sono fatte da italiani che vivono da tempo nel loro paese, che hanno delle attività perché sono o imprenditori o manager di aziende, che possono essere aziende manifatturiere o banche, aziende di servizi, di assicurazioni, ma sono presidenti e consiglieri che vogliono bene al loro paese. E quindi sono alle volte, mi viene da dire, avendo ormai 5 anni che ho il piacere e l'onore di presiedere questa associazione, mi viene da dire che sono più italiani di noi, hanno dentro l'Italia un'Italia che sente anche il vincolo della lontananza, che manca, perché poi tornano, ma magari tornano una volta o due volte all'anno, e quindi hanno questo fuoco di poter essere utili. Hanno un senso di appartenenza forse che noi nella quotidianità rischiamo anche di perdere. Ecco, posso dirle, lei l'ha toccato in maniera generale, io voglio citare ancora due, non so se poi magari rientro in un'altra domanda, il lavoro fatto importante in collaborazione con Union Camere, ma direttamente dalle Camere di Commercio Italiane all'estero, sui ristoranti. Sì. Cioè, compresa il controllo e la sorveglianza che nei ristoranti, magari a Ho Chi Minh City o a Singapore o a Rio de Janeiro, se era un ristorante italiano venisse servito vino e cibo italiano, perché va benissimo che si vendano prodotti di tutto il mondo, però se tu vuoi e dichiari di vendere, di essere un ristorante che vende solo cibo italiano, le camere come fa? Controllo. Questo è il famoso problema dell'Italian sounding, che so che è anche una battaglia che state portando avanti. Ecco, infatti l'altra cosa che avrei accennato è sempre voluto dal Ministero dello Sviluppo Economico, erano state proprio delegate infatti alle Camere un contrasto all'Italian sounding, facendo anche in questo caso, perché lei sa che molto dell'Italian sounding alle volte non è possibile difendere o non è possibile neanche giuridicamente, ma è possibile costruendo cultura. Bravissimo. Ecco, devo dare atto alle Camere di Commercio italiane all'estero, soprattutto dove l'Italian sounding è più forte, e quindi sto pensando Stati Uniti, Canada, ma anche in certe aree dell'Europa, che non hanno cercato di convincere di non fare l'Italian sounding, non hanno cercato di fare battaglie legali che sarebbero andate, ma hanno incominciato a fare vedere i prodotti. Conoscenza. Assolutamente, proprio promozione, cultura, perché vede, e mi taccio, anche un miglior prosciutto straordinario italiano, che sia di San Daniele o di Parma, se lei lo porta nel cuore dell'Australia a 50 gradi e non insegna che è necessario determinati accorgimenti, perde. La stessa cosa, e poi la cosa ancora più complessa è poi far capire che quel prosciutto o quel formaggio, quel vino, quell'olio hanno un determinato procedura che noi italiani conosciamo da sempre e che è giusto valorizzarla e spiegarla delle popolazioni che magari lo conoscono, lo affrontano per la prima volta. Un altro aspetto molto importante, Presidente, mi permetto di sottolineare, dovrebbe essere quello anche di poter raccontare la storia che c'è dietro i nostri prodotti, perché dietro c'è storia, ci sono tradizioni, c'è cultura, ci sono famiglie, ci sono territori, e dietro ogni prodotto anche alimentare si può raccontare il nostro bel paese. Direttore, qua una battuta mi tocca farla, perché mi tocca sul vivo, non solo come imprenditore, e la mia azienda, non ne parlo mai, però la mia azienda ha quasi 150 anni e devo dire è stata riconosciuta dal MISE, gli è stata data l'autorizzazione a fare il francobollo alle poste con la mia provola, quindi lei capisce che quanto io senta importante la storia di un'azienda, però devo dire che sono migliaia, sì, tutte le aziende italiane, io parlo dell'alimentare, ma potremmo parlare del tessile, dove c'è una storia
da raccontare, e questo lo possono fare benissimo le camere di commercio. Devo dire, la secondo motivo per la quale la mia passione, perché ho fatto negli anni passati il presidente di Federalimentare, e quindi devo dire che una delle cose più belle era visitare le aziende. Quando potevo, visitavo le aziende, che è un modo di non di raccontare, ma di capire, di fare proprio la di vivere proprio l'esperienza, quello che c'è, la straordinarietà delle avventure imprenditoriali italiane di qualsiasi settore. E questo è vero. Presidente, 300.000 contatti di business sviluppati ogni anno, oltre 20.000 imprese italiane ed estere associate alla vostra rete. Questi in sintesi sono un pochino i numeri del sistema camerale italiano all'estero. E le camere di commercio italiane all'estero si sono sempre largamente autofinanziate sul mercato. Ma mi viene da pensare, la crisi globale causata dal Covid-19 rischia di compromettere anche la tradizionale attività del sistema camerale? E se sì, che tipo di aiuto vi aspettate dal governo, dalle istituzioni, per non vanificare uno strumento, quale il sistema camerale all'estero? D'altronde lo stava raccontando anche lei brillantemente nel suo intervento, sistema che negli anni ha contribuito a far crescere l'economia del nostro paese grazie anche alla presenza nei mercati stranieri. Sì, assolutamente sì, e faccio, se mi permette, faccio un paragone, una similitudine col sistema fieristico italiano. Vede, le camere di commercio italiane all'estero, a differenza di quelle italiane, perché quelle italiane fanno delle altre cose, perché sono più anche, fanno anche promozione, fanno anche sviluppo, ma fanno anche quella burocrazia buona che è il registro delle imprese, i servizi che quindi hanno continuato a farle anche da remoto. Le camere italiane all'estero fanno invece solo servizi o scouting, e quindi è diventato più difficile poterlo fare. Così come il sistema fieristico, dicevo, si è completamente bloccato sicuramente in Italia e in tutto il mondo. La prima fiera che dovrebbe riprendere è quella di Genova, il Salone Nautico, dovrebbe essere la prima che riprende l'Italia. Ci auguriamo che parta al più presto, però lei capisce che il danno è stato pesantissimo per tanti, per tutti, ma per le fiere si sono bloccate. Esattamente. E le camere di commercio italiane all'estero hanno avuto qualche cosa di simile, nonostante quelle che le dicevo prima, si sono inventate delle iniziative di qualsiasi tipo per poter continuare a promuovere il Made in Italy. Ed è proprio nato da questo l'appello al Premier Conte e al governo, che è vero che si sono sempre autofinanziate, ovviamente hanno sempre avuto anche un cordone ombelicale, tra virgolette, finanziario col Ministero, ma proprio per quelle funzioni che venivano delegate, come dicevo, dall'Italian Sounding, dallo Scout, e che vorrebbero, vede, io ho parlato in questo periodo non solo con alcuni, col Consiglio, ma con alcuni presidenti o con tanti presidenti che da tante parti del mondo mi dicono che hanno ancora più voglia di prima di essere utili alla loro camera, ma per tramite la loro camera al nostro paese, alle imprese del nostro paese che hanno voglia. Da qui è nata quell'appello, un po' di titubanza perché abbiamo avuto, quando l'abbiamo scritto, un po' di titubanza perché, come dicevo, il Premier Conte in questo periodo credo che abbia dei problemi immensi da affrontare. Provi a pensare soltanto al problema al problema epidemiologico che sta riducendosi, alla crisi di tantissime imprese, dalla crisi finanziaria, ma al rapporto con l'Europa, non chiamiamolo MES, chiamiamolo quello che sarà. Ecco, l'idea di scrivere, di portargli via qualche minuto, un po' ci aveva fatto riflettere. Poi abbiamo deciso, insieme agli 81 colleghi, di scrivere questa lettera proprio per l'importanza che riteniamo possiamo fare non alle camere ma al nostro paese o alle imprese del nostro paese. Ed è qui che abbiamo vinto la riluttanza e abbiamo scritto al presidente Conte. Noi, lo dico anche tramite la sua questa intervista, noi non aspettiamo una risposta formale, ufficiale, ci auguriamo soltanto che all'interno del patto dello sviluppo, all'interno magari degli stati generali, si possa avere qualche minuto per riflettere che 81 antenne, come le chiamo io, antenne fortemente presidiate da persone competenti in tutto il mondo, credo che possano essere
utili anche al nostro governo, al nostro paese, e soprattutto vanno nella direzione indicata in maniera molto positiva dal ministro Di Maio col patto per l'Expo. Presidente, possiamo dire che questa lettera Di Maio non sia stata una richiesta di aiuto, ma un'offerta di aiuto, forse? Io credo di sì. È ovvio che auspichiamo che ci sia anche per le Camere, proprio per poter evitare che chiudano, anche qualche aiuto. Però credo che prima dell'aiuto sia proprio un'offerta di aiuto, una disponibilità di italiani che vivono all'estero ma che vogliono essere utili al loro paese e alle imprese del loro paese e ai prodotti del loro paese. Presidente Auricchio, io la ringrazio veramente tanto per questa chiacchierata che ha permesso, secondo me, a tanti di poter capire il difficile e importante ruolo che le nostre Camere di Commercio italiane all'estero svolgono quotidianamente e sono, come diceva giustamente lei, delle antenne, sono degli ambasciatori comunque dell'Italia, dell'italianità a tutti gli effetti. Ecco, se mi permette di citare quello che dice sempre il presidente Sangalli, che è il mio presidente, il presidente di Union Camera. Il presidente Sangalli dice sempre che nell'autostrada dell'internazionalizzazione le Camere di Commercio italiane sono il casello d'entrata, le Camere di Commercio italiane all'estero sono il casello d'uscita. Credo che in maniera fortemente icastica il presidente Sangalli renda benissimo l'idea di questo non solo collegamento, ma anche che proprio il casello di uscita è dove serve che le imprese italiane escano per entrare in un mare o in un paese che sarebbe magari difficilmente conoscibile senza l'aiuto delle Camere di Commercio italiane e delle Camere estere. Io penso che con questa immagine che lei ci ha riportato, presentata dal Presidente Sangalli, sicuramente possiamo chiudere la nostra intervista. Ringrazio i nostri ascoltatori, ma ringrazio veramente tanto il Presidente Auricchio per essere stato qui con noi, e torneremo a sentire la sua voce per sapere che tipo di seguito c'è stato a questa lettera, ma soprattutto come continuerete nel migliore dei modi ad assolvere ai vostri compiti. Grazie Presidente Auricchio. Grazie, grazie direttore, arrivederci. Grazie.